Sono Antonella Pini, sono la responsabile della unità operativa semplice di malattie neuromuscolari dell'età evolutiva presso l'IRCCS, Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, ospedale dell'Aria. E da tanti anni ci occupiamo di diagnosticare e curare bambini e adolescenti, ma soprattutto bambini, con malattie neuromuscolari. Da quando è partito questo progetto di supporto e di supporto a questo centro, alle sue attività e di sviluppo, abbiamo potuto effettivamente arricchire il nostro gruppo di lavoro e quindi avere più professionisti, il fisioterapista e il neuropsichiatra infantile che lavorassero con noi. E da quando è partito questo progetto sono aumentate le persone che vengono seguite presso il nostro centro, quindi i bambini e le famiglie, e quindi da circa 300 visite all'anno che facevamo nel 2018, siamo passati a 480 e sono soprattutto appunto residenti in Regione Emilia-Romagna, e per ciascun bambino dobbiamo effettuare dalle 2 alle 3 visite all'anno. Ad ogni visita viene valutato il bambino dal neuropsichiatra infantile, esperto in malattia neuromuscolare qui presso l'ospedale Bellaria, e dal fisioterapista. Il fisioterapista deve fare le scale di valutazione funzionale motoria, si chiamano così. Sono delle scale che servono per testare i miglioramenti del paziente o i cambiamenti che avvengono nel corso degli anni mentre riceve la terapia. Per seguire appunto questi pazienti, come abbiamo detto, c'è bisogno di più tempo, c'è bisogno di più risorse umane, e quindi il progetto che UAMBA supporta è integrato con le attività del nostro IRCCS e viene a darci dei fondi che possono essere appunto utilizzati per effettuare delle borse di studio fondamentalmente o per acquisire delle attrezzature che sono indispensabili e molto importanti per continuare appunto il nostro lavoro. Mi raccomando, io chiedo ai donatori di UAMBA di esserci sempre vicini e di continuare a esserci vicini come avete fatto fino adesso, perché noi abbiamo bisogno di voi. Grazie. Voi siete davvero importanti.